Salve a tutti, quest'oggi siamo in compagnia di una rivista del 1955, quindi rispetto alla puntata precedente faremo un bel salto temporale di qualche decina di anni. In particolare per quanto riguarda l'articolo, io vi posso anticipare, non vi nascondo, che ogni qualvolta che adesso mangio una banana, la guardo e la osservo in una maniera totalmente differente. Bene, ci troviamo in compagnia di un bellissimo numero della Scena Illustrata, in particolare del numero 9 dell'anno 70, e come potete vedere del settembre 1955. La Scena Illustrata, per chi non lo sapesse, è stato fondato a Firenze a fine dell'Ottocento, quindi siamo quasi coetanea con la Domenica del Corriere e diciamo nasce come quindicinale di letteratura, di arte, di teatro, ma anche di attualità e di sport. Quindi diciamo una rivista più colta, se vogliamo, di livello un pochino più alto rispetto ai tradizionali quotidiani. Esaminando la prima di copertina possiamo vedere che rispetto a settimanali del calibro della Domenica del Corriere non si presenta un'illustrazione eseguita da un illustratore noto della casa, appunto della rivista, ma in questo numero in particolare è riportato un dipinto di un artista famoso comunque di un certo spicco, di un certo rilievo in quest'epoca. In particolare possiamo distinguere la firma di Tancredi Parmeggiani, che è stato un pittore italiano, in particolare veneto, di questi anni. Se l'occhio non mi inganna, il dipinto stampato è stato eseguito con dei pastelli ad olio su tela, ma non vorrei sbagliarmi. Svoltiamo ora a pagina 18. Passiamo ora all'articolo Banane sulla sabbia di Rita Simonetta. Nello specifico andiamo ad esaminare prima l'immagine e leggiamo: in Somalia la banana non cresce spontanea, bisogna coltivarla, curarla con assiduità. Da ciò e dai numerosi e vari rischi dovuti all'esportazione, l'alto costo del profumato frutto tropicale. Possiamo vedere nello specifico dei coltivatori somali alle prese con la raccolta delle banane. Prima di addentrarci nell'articolo, è bene precisare che la Somalia, contrariamente alle altre colonie italiane, a seguito del Trattato di Parigi del 1947, è rimasta come amministrazione fiduciaria fino al 1960, quindi qua siamo nel 55. Scendiamo ora invece alla lettura. Non so se per gli altri italiani che non sono stati in Somalia l'idea della banana fosse come lo era per me. Io immaginavo la Somalia un paese dove, come nel Brasile, come in molte altre terre tropicali, i bananetti fossero naturali e il raccolto semplice. Non avevo la minima idea di questo paese e a dire il vero mi stupivo assai che la banana fosse un frutto così tanto costoso. Oggi, giunta in terra d'Africa, sbarcata su queste coste di sabbia, penetrata all'interno a vedere le concessioni, ho dovuto dire a me stessa che la banana cresciuta in Somalia è un frutto prezioso. Avevo sempre sentito un vecchio adagio: non si costruisce sulla sabbia, oppure è come costruire sulla sabbia. Vuol dire fare una cosa che non vale niente, che ha pochissima durata.
come abbiano fatto questi meravigliosi e straordinari italiani a costruire città intere e soprattutto bonificare le sabbie e la boscaglia e ridurre questo terreno arido, secco, brullo, un luogo di reddito soltanto la tenacia dei pionieri e di chi li ha seguiti lo potrebbe dire. Le immense estensioni di bananeti che si susseguono per chilometri e chilometri sono un miracolo della forza e del lavoro umano, non una grazia di madre natura. Per chi è stato in Somalia è inutile raccontare queste cose, ma per il consumatore che si lamenta se la banana ha qualche segnetto sulla buccia e soprattutto chiede una diminuzione di prezzo, occorrerebbe spiegare che la banana dovrebbe essere venduta in astucci come un gioiello. Prima di tutto parliamo dello sbarco del piroscafo a Mogadiscio, Merca Chisimaio. Si arriva con la bananiera o altri piroscafi di linea in rada e si deve gettare l'ancora abbastanza a largo per i bassi fondali, le rocce che ostruirebbero il passaggio e per i venti che potrebbero, soprattutto nel periodo dei monsoni, scaraventare la nave chissà dove. In periodo di tangabili, che vuol dire tra due vele, che non c'è vento, il clima è caldo, sulla zona costiera va da 22 a 32 gradi, nell'interno invece arriva anche a 60. Il piroscafo può sostare un poco più vicino al pontile di Bari. Per giungere al pontile si deve scendere su una maona o grossa barca motore nella quale si giunge a mezzo della giapponese. La giapponese è un sacco munito di corde e di un fondo di legno nel quale prendono posto persone e merce, circa 3 persone alla volta, che a mezzo di una gru vengono scaricate sulla Maona. Per l'imbarco avviene la stessa cosa all'inverso. Pensate dunque prima di tutto al disagio di questo sistema e in secondo luogo al costo. Quando centinaia e centinaia di Maone si staccano dal pontile, cariche di casse, involucri di banane, per portarle con quel sistema e altri più primitivi, come quell'arrampicarsi dei somali carichi di casse e fagotti su per i fianchi della nave. Giunti con la Maone al pontile, l'arrampicarvisi è difficile e penoso. Per salire e scendere dal pontile, i mezzi sono una scaletta primitiva, oppure assi legate con corde sostenute dai somali che aiutano a non cadere in mare, facendo salti da ginnasti provetti. Ecco in qual modo si caricano e scaricano migliaia di tonnellate di caschi di banane. Ma prima di giungere al pontile d'imbarco, le banane sostano in capannoni alla dogana, dove all'imbarco vengono controllate dai produttori stessi e da un incaricato dell'amministrazione fiduciaria, AFIS, come dicevamo prima, appunto. Nella bananiera, poi, vengono poste in grandi stive refrigerate. All'arrivo a Genova, le banane, dopo un controllo per vedere che cos'è successo durante i 12 giorni di viaggio, vengono consegnate ai grossisti. Lo scarto avviene se il casco presenta difetti, la malattia della cocciniglia, l'ammaccatura, la sgranatura, se il picciolo è rotto. Allora questi caschi vengono scartati e distrutti. Il produttore viene pagato all'arrivo della merce considerata buona, il resto non viene pagato. E le banane, che alla partenza non vengono considerate commerciabili, non sono restituite ai proprietari. Se non vengono distrutte, sono vendute a minor costo alle rivendite locali. Lo stivaggio delle banane è opera degli stivatori del personale di bordo. Le cassette vengono disposte a gruppi. Fra l'uno e l'altro ci deve essere un corridoio d'aria. Se la banana è tagliata giusta, arriva bene. Il proprietario di azienda deve assistere al taglio e vedere che il lavoro sia fatto nel dovuto modo. Le società bananiere sono tre: una a Mogadiscio, una a Merca e una a Chisimaio. Belle, ben coltivate, bonificate. La SACA è la più antica società sorta ai tempi dei primi italiani che si stabilirono in Somalia ed è il gruppo più forte. 153 aziende, circa 4.000 ettari di terreno coltivato. Vi sono 6 stazioni sperimentali in Somalia per la coltivazione. La stazione di Yimite, spero di pronunciarla bene, è vicino a Chisimaio, a circa 30 km. È un luogo meraviglioso dove i coltivatori hanno costruito una casa moderna, le cui persiane, a tipo veneziana, sono state costruite da un indigeno con le asticelle delle cassette per banane.
Dipinte di verde funzionano perfettamente e fanno pensare al costo delle nostre tapparelle in Italia. La casa è confortevole, posta in un recinto fiorito, circondata da meravigliosi alberi, tamarindi, banane, mangos, papaie, fiori, bugamville, verbene d'ogni colore, oleandri, frangipane, profumatissimi. Seguite invece questo passaggio. Un'oasi, un giardino, un bosco stupendo, il tutto creato dalla mano dell'uomo, dalla penosa ricerca d'acqua, dalla fatica dei cervelli e dalle braccia del bianco e del somalo. Sabbia e boscaglia, boscaglia e sabbia. Poi improvvisamente la concessione appare come un miracolo. Cotone, banane, bananetti giovani e adulti, pompelmi, arachidi, alberi frangivento, sicomori che somigliano a piccoli fichi, manghi, papaie e tutto questo a opera dell'irrigazione. Nel basso Giuba, accanto al fiume, gli alberi verdi crescono e formano bosco, non più boscaglia. Lì si ha un respiro verde meraviglioso. La diga è costruita perché l'acqua del fiume in piena venga distribuita lungo i canali e vada ad alimentare la terra delle concessioni, a dar vita alla coltivazione. Di qua e di là, nei campi bonificati, lavorano i somali, su trattori che vengono loro affidati dall'ufficio dell'agricoltura. I concessionari, invece, hanno i loro trattori. Il bonificare la boscaglia è un lavoro improbo, ma per gli italiani, lavori anche rischiosi e pesanti sono sempre belli. Se possono riuscire. E come se riusciti a rendere fertili queste terre è un vero miracolo al quale si guarda con stupore e ammirazione. L'indigeno comincia anche lui a coltivare, ma il suo lavoro è diverso. Lavora il campo a forma di scodelle dove l'acqua nel periodo delle piogge possa raccogliersi. Durante il periodo delle piogge la boscaglia in pochi giorni riverdisce e il magro bestiame riesce a saziarsi di acqua. Vi è un'enorme quantità di bestiame domestico, vacche, vitelle, buoi, capre, un'infinità di capre, ma tutte le bestie sono magrissime e devono fare chilometri e chilometri per potersi abbeverare. Il cibo, poi, consiste in pochi arbusti secchi della boscaglia. La quantità degli animali fa sì che la carne costi pochissimo, 200 o 300 lire al chilo, e si può avere un capretto intero per 500 lire. A Genale, uno dei maggiori luoghi di coltivazione, si arriva dopo chilometri e chilometri di macchina, lungo una strada a fianco delle dune mobili che alle volte la invadono. Poi cominciano le ombrellifere, 26.000 chilometri di boscaglia. Si incontrano le mandrie che vanno al fiume e si giunge al centro sperimentale di Genale, un meraviglioso viale che si divide in due parti. I rami si intrecciano e formano una specie di galleria sopra il capo. Sono piante stupende, terminalie, una specie di mandorli, poi alberi dal largo fiore rosso. In inglese li chiamano flame trees, alberi di fiamma. Pompelmi, cocchi, manghi, e si arriva al punto del miracolo, la diga di Genale. La diga famosa che distribuisce l'acqua in tutta la zona con un lavoro incredibile. Incredibile davvero il lavoro delle pompe, dei pozzi, del fiume, l'Uebi Scebeli. I pozzi ad aeromotore servono per dar da bere e bonificare. Altra opera grandiosa da far rimanere a bocca aperta. Il fiume si perde, non finisce al mare, termina impantanato. Prima della guerra vi era un canale che portava l'acqua al mare, ed era costruito in modo che si riusciva ad avere acqua tutto l'anno. Intanto si corre lungo le strade, fra le concessioni, e si possono fare 120 km senza vedere anima viva. Da Merca a Mogadiscio si trovano di tanto in tanto dei villaggi di tukul, di paglia e fango. Ogni tanto si incontra un somalo col cammello, carico di legna, qualche carogna di bestia morta di sete. Il cardine dell'economia agricola è la banana, poi sesamo e arachidi per l'olio. Grano e mais per la necessità della popolazione.
ma vediamo le spese che ci vogliono per le banane che arrivano al consumatore italiano. FAB merce caricata sul piroscafo, 125, trasporto 60, scarico banchina Genova 270, vendita al grossista 80, al dettagliante 350. Nelle spese di imbarco sono comprese imballaggio, trasporto, controllo, scarto e diminuzione frutta. Il rivenditore vende a 450. Perciò il costo forte delle banane al consumatore dipende dal rivenditore al minuto, l'unico che non lavora, che non ha fatto niente per la banana, se non comprarla e appenderla nel negozio. È l'unico che ci guadagna davvero. Chi ha dato la sua vita, il suo lavoro, chi ha subito tutti i disagi, le spese, i rischi, chi vive in un clima torrido ed umido, chi ha da lottare contro mille pericoli, i serpenti annidati ovunque, le belve che si debbono tenere lontane coi fuochi accesi tutta notte, chi vive come il signor Lepri, dal quale mi sono fermata per bere un succo di pompelmo assetata, dal sole e dalla sabbia. Chi vive come questo coltivatore, isolato da tutti, in una piccola casa che si è costruito da sé, dove non vede bianchi andando a letto alle 7 di sera, alzandosi alle 2 di notte per farsi un caffè, avendo lasciato in Italia 3 figli che studiano e la moglie, a tu per tu, solo con i somari e le banane, è colui che ci guadagna meno di tutti. E per lui e per tutti gli altri come lui non ci sono Lollobrigida e Loren, per lui non c'è cinema, teatro, radio, televisione, per lui non ci sono i negozi, non ci sono dolci, non c'è compagnia, non c'è nemmeno la canasta e il bridge. Noi mangiamo la banana e la troviamo cara, ma chi di noi si sentirebbe, per raggiungere lo scopo di dare agli altri le banane, racimolare di quanto, far studiare i suoi figli e vivere sua moglie, che di noi si rassegnerebbe ad una simile vita? Eppure anche questa vita ha un suo fascino, eppure il sacrificio viene compensato dalla gioia di un bel raccolto e una goccia di acqua che cade dal cielo e si ferma sulle foglie dell'ombrellifera, che raccoglie anche l'umidità notturna. È una gioia. E sotto ai capannoni si parla un poco con quel linguaggio all'infinito, con i somali che lavorano, si guarda nel pantano il volar basso dei pellicani e delle anatre e si pensa con nostalgia a Città di Castello, dove un figlio è al ginnasio, l'altro al liceo e l'altro all'università agraria. E si pensa alla moglie che ha sulle spalle il peso dei figli e della casa e il marito lontano. La macchina va da Gelibe a Modum, 180 km senza abitazione. Si incontra poi, vicino al centro gare, una macchina che va rapidamente. Si fa appena appena in tempo a riconoscere Sukert, il fratello di Curzio, Malaparte, che vive qui da tanto tempo. Si guarda ad alcune somale che si puliscono i denti col rumi, il bastoncino speciale per l'uso, e sputano in qua e in là. E si anela a tornare sulla bananiera, la piccola solida, Iole Fassio, che ballonzola in rame. Lontano si sente l'urlo di una iena, il gracchiare dei corvi che mangiano le carogne. Il riflesso della sabbia dà alle nubi un colore giallo-rossastro. Piccole nubi che vanno in qua e in là e fra qualche giorno si raduneranno per la stagione delle piogge ormai vicina, la stagione alla quale anelano animali e persone. Poi i mezzi di comunicazione diventeranno impossibili, l'isolamento sarà ancora maggiore, ma ci sarà acqua, acqua! Sulla strada da Merca a Mogadiscio ancora si vedono le tracce di quella che fu la ferrovia che portava al villaggio Duca degli Abruzzi e che fu distrutta dagli inglesi durante la guerra. Poi il monumento ai caduti sparsi in Somalia. La commissione militare li raccoglie. Di fronte il cimitero degli italiani. Più in là la stazione Rame. Poi il centro di Mogadiscio, la capitale della fiera e orgogliosa Somalia. Firmato Rita Simonetti. In conclusione vorrei soffermarmi sulla scrittura di questa Rina Simonetta, quindi di questa scrittrice, e fare una piccola riflessione.
Personalmente ritengo sia una scrittura molto raffinata, una scrittura molto, molto ricca, ricca non solo di termini ma anche di dettaglio. Volendo fare un confronto con la scrittura del 1923, quindi della scorsa puntata, sicuramente si notano diverse differenze. Ma io ci vedo una certa componente in comune. Nello specifico mi sembrano due scritture molto avvincenti, no? Due scritture che vogliono quasi elogiare non solo l'Italia, ma in particolare il lavoro degli italiani. Infatti abbiamo visto nelle prime parti di questo articolo si fa riferimento proprio a il lavoro che è stato fatto dagli italiani nel bonificare le spiagge e i boschi, appunto, in favore delle coltivazioni. Un elogio che va chiaramente rivolto anche ai somali, come abbiamo visto. Quindi direi due scritture anche molto attente al dettaglio. Utilizzano, secondo me, una proprietà di linguaggio e anche una ricchezza lessicale che oggi, ahimè, non è semplice da riscontrare negli articoli dello stesso livello, quindi magari su articoli di qualità, magari anche a causa della grande migrazione sull'internet, quindi dello spostamento di tutte queste notizie su internet, quindi sulla rete, per essere chiaramente ancora più fruibile, ma non dico che attualmente non ci siano giornalisti o scrittori di questo calibro, assolutamente lungi da me, se ne trovano parecchi, ma sicuramente dico che è molto più difficile trovare una proprietà di linguaggio su articoli di questo tipo. A me personalmente, non lo nascondo, leggere una notizia d'epoca, una notizia di questi anni o comunque ancora più vecchia, suscita un'emozione, delle emozioni, anzi una moltitudine di emozioni molto molto diverse rispetto a un articolo moderno. Vuoi magari perché questi hanno un sapore vintage, vuoi magari perché sono più fieri nello scritto, magari criticano anche meno alcune cose che in realtà sono criticabili, quindi forse nascondono dei lati negativi, mettendo invece, esaltandone, no, le qualità di interesse. Quindi sicuramente questo cambio di tendenza nella modernità, questa trasformazione, no, dell'articolo di attualità, anche, no, scritto su un giornale odierno, non è assolutamente per forza un male, anzi, probabilmente è più corretto, è più giusto, però, ahimè, io continuo a preferire questa tipologia di articoli. Tant'è che le notizie moderne, attuali, le apprendo tramite il telegiornale o tramite altre fonti web. Difficilmente mi metto a sfogliare un giornale, proprio perché mi manca questo senso di immersione, quindi questa immersività, questa audacia, questa fierezza, questa qualità nel leggere Bene, per oggi è tutto e se ancora siete rimasti curiosi, non dimenticate di seguirmi in un prossimo video.